È particolarmente ricco quest'anno il programma delle celebrazioni organizzate dal Comune per il 70° anniversario della Festa della Liberazione. La giornata si è aperta al mausoleo di Posillipo, con la tradizionale cerimonia di deposizione delle corone di alloro da parte del sindaco Luigi De Magistris con le massime autorità civili e militari. Il secondo appuntamento è in Piazza Carità, dove c'è la Stele di Salvo d'Acquisto, alla presenza del cardinale Crescenzio Sepe e di una folta delegazione dell'Associazione Partigiani d'Italia. Napoli sente moltissimo questa festa, la prima città d'Europa che si è liberata con le quattro giornate di Napoli dall'oppressione nazifascista, una città che si è liberata da subito e che vive anche oggi la voglia di nuove ragioni per resistere e per liberarsi anche dalle nuove oppressioni. Quindi Napoli partecipa col cuore, con la memoria e con un rinnovato spirito di riscossa e di rinascita con i valori costituzionali che in questa città sono scolpiti nelle fondamenta. I festeggiamenti per l'anniversario della liberazione del paese dal dominio nazifascista sono numerosi in città e dureranno fino a lunedì 27 aprile. Sempre in mattinata in Villa Comunale è stato inaugurato lo stand Spazi di Libertà a cura dell'ANPI e dell'Istituto Campano per la storia della resistenza a Vera Lombardi. L'iniziativa rientra nell'ambito della manifestazione Un lungomare di libri, promossa dal Comune e che si terrà in un weekend per i prossimi 4 mesi. Il primo appuntamento, che coincide con l'avvio del Maggio dei Monumenti, è di questa mattina ed è dedicato alla liberazione dal fascismo e dalle mafie. In Casina Pompeiana, alla presenza del sindaco e dell'assessore alla cultura Nino Daniele, è stato presentato il libro di Paolo Miggiano, Le ali spezzate, sulla storia di Annalisa Durante. Dedicati alla liberazione anche un concerto, spettacoli teatrali e mostre fotografiche sul tema.